Per noi calcisticamente è già iniziato perché ci alleniamo già da una settimana intensamente per cercare di mettere un po' di benzina nelle gambe e farci trovare subito pronti per il 24, che abbiamo già una partita molto importante col Padova, con una squadra molto agguerrita che deve fare punti perché si trova in una posizione bassa di classifica e poi che vogliono risalire. No, fa parte del nostro lavoro, credo che ormai dopo tanti anni ci abituiamo a questo, però non penso che vanno a deconcentrare i giocatori, ma uno si allena e poi quello che succede si vedrà. Adesso personalmente penso, come altri compagni, ad allenarci e a pensare subito a questa partita che la prossima settimana abbiamo già da disputare. Se la vediamo sotto questo aspetto, sicuramente noi volevamo giocare perché probabilmente era il momento migliore nostro, però va bene così, nel senso noi abbiamo fatto le vacanze, abbiamo un po' staccato, ma sappiamo che dalla prossima partita dobbiamo ritornare ad essere quelli che eravamo a Brescia precedentemente, nel senso che dobbiamo andare in campo sempre come facciamo, dimostrare di avere sempre quel qualcosa in più degli altri e cercare di ottenere sempre i risultati. Poi la sosta era già scontata, si doveva fare, perciò va bene così. Adesso stiamo lavorando intensamente e ci facciamo trovare subito pronti già il 24 col Padova. Per esperienza personale, il girone di ritorno è sempre un girone che le squadre che sono in basso alla classifica fanno sempre molti più punti rispetto al girone d'andata, perciò questo per noi deve essere un campanello d'allarme e ci deve fare subito capire che quello che abbiamo fatto è passato, dobbiamo pensare che stia iniziando un nuovo campionato ed ottenere per noi quei 20 punti importanti che ci fanno ottenere il risultato che ci siamo prefissati tutti, che per noi è molto importante. Perciò prima arriviamo a quei 48-50 punti e meglio è per tutti, perché poi in B tutto può cambiare da un momento all'altro e noi abbiamo avuto la dimostrazione che in un certo momento, che nonostante tutto si giocava bene, magari i risultati non arrivavano, ci trovavamo in bassa classifica, poi facendo dei risultati importanti ci ritroviamo dall'altra parte, perciò è giusto stare sempre concentrati e cercare di fare quello che abbiamo sempre fatto con il massimo impegno e serietà, che credo che la squadra ha sempre dimostrato nonostante tutto, magari in alcune partite non abbiamo ottenuto i 3 punti. Sì, ma la voglia è sempre lo stesso, perché uno poi quando ottiene dei risultati importanti e vince, la voglia è quella di continuare e di fare sempre risultati. Non è che noi ci dobbiamo adagiare sul fatto che abbiamo ottenuto dei risultati importanti prima della sosta. Noi dobbiamo ritornare già dal 24 agguerriti, come se siamo gli ultimi in classifica e dobbiamo risalire la classifica. Perciò questa credo che sia la mentalità di tutta la squadra, l'abbiamo sempre dimostrato e dal 24 prima possibile dobbiamo fare questi 18-20 punti, che poi tutto quello che verrà successivamente ben venga, però adesso concentriamoci ad arrivare a quei 48-50 punti, che credo che sia la cosa importante per noi e per tutta la città di Trapani. Sì, ma io vedo che sta facendo tanto movimento lo Spezia, il Novara, la Juve Stabia stessa sta cercando di cambiare qualcosa, però non sempre cambiare tanto sia significato che le cose cambiano in maniera a livello di risultati. Io credo che se una squadra sta andando bene, c'è un'amalgama importante, alla fine con qualche ritocco, magari qualche ragazzo che vuole andare a giocare, qualche altra situazione, alla fine l'importante è che si continua sempre in questa mentalità. Poi io posso parlare della mia squadra e credo che la squadra, per quello che abbiamo dimostrato noi, se c'è mentalità, voglia di fare quella corsa in più rispetto agli altri, ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Le insidie sono, l'ho detto prima, che tutte le squadre che sono magari dietro il girone di ritorno fanno sempre più punti rispetto al girone d'andata, perciò niente è scontato. Io vedo come si sta muovendo la Juve Stabia, perciò credo che questo ci deve far capire che in B non è scontato niente, poi le partite sono tanti, fai 4-5 risultati utili, cominci a risalire, perciò noi dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto, cercare di dare sempre il massimo e ripeto, noi dobbiamo arrivare prima possibile a quella quota salvezza che ci può fare stare tranquilli. Gli esperimenti li fa lui, nel senso noi andiamo in campo, quello che ci dice il mister di fare
facciamo, alla fine siamo sempre a disposizione dell'allenatore, diamo sempre il 100% e credo che le persone che vengono a vedere gli allenamenti vedono che questa squadra, anche i ragazzi che magari hanno giocato meno, si allenano sempre al 200%, perciò sotto questo aspetto questa è una squadra che non gli si può rimproverare nulla, perché anche i ragazzi che magari veramente hanno giocato pochissimo, io li ho sempre visti allenare, ma bene, bene, bene. E non è sempre così, io ho cambiato tante squadre, magari in alcuni posti, probabilmente perché si crea questo rapporto fra staff e giocatori, che nonostante tutto è normale che se un giocatore non gioca non può essere contento, perché altrimenti uno smetterebbe subito. Però ci si allena, si fa trovare sempre pronti e poi la possibilità, bene o male il mister l'ha data a tutti e si deve continuare così. Io credo che questa, diciamo, è una risposta, non è facile da rispondere, però per quello che penso io si fa sia l'uno che l'altro, cioè si mette della benzina per cercare di arrivare a fine campionato, perché le partite sono tante, magari in qualche periodo tutte ravvicinate. Cioè, non penso che si vorrà partire lentamente, la squadra non ce l'ha proprio nel DNA. Noi, da quando io sono qua, si va in campo, si cerca sempre di dare subito tutto, poi quando uno arriva stremato il mister in certi ruoli riesce sempre a cambiare tutto. Io qua c'è Simone, perciò loro sono quelli che bene o male gli esterni, centrocampisti e tutto, però che si corre un po' di più, però alla fine credo che questo lavoro sia studiato da parte dello staff e del preparatore per arrivare poi a fine campionato ad avere sempre una buona tenuta atletica. Cioè, il primo a riprendere ci deve far capire che probabilmente, forse anche per un discorso di clima, perché siamo a gennaio, Trapani magari il clima è un pochettino più caldo, fare giocare una squadra al nord di sera magari diventa un po' più difficile, visto i periodi che a me mi è capitato giocare gennaio e febbraio di sera, trovi i campi ghiacciati e tutto. A noi ci deve far stare tranquilli, nel senso abbiamo già giocato col Padova di sera e speriamo di rivivere quel momento. No, ma io credo che dopo 10 giorni di sosta tutti fanno dei carichi di lavoro abbastanza pesanti, poi c'è chi pensa di lavorare in un certo modo, poi quelle sono cose che a livello di preparatori pensano di fare la cosa giusta, poi in base alla squadra, in base ai giocatori, e credo che tutti bene o male si allenano sotto questo aspetto, non è che vanno in campo e fanno le settimane tipo per andare all'allenamento, visto che ci sono 3 settimane, soprattutto da settimana a settimana, le prime sono molto più pesanti e poi si va ad arrivare alla settimana tipo che sarà per noi da domenica fino ad arrivare a venerdì. Sì, Raimondi l'avevo conosciuto già l'anno scorso, l'avevo visto a Padova, un ragazzo che mi ha fatto subito una buona impressione. E poi le qualità tecniche di giocatore non c'è bisogno, ve lo dico io, perché tanto il ragazzo c'ha qualità, è giovane, qua sicuramente non avrà problema di inserirsi perché non l'ha mai avuto nessuno questo problema, perciò lo aiutiamo e prima possibile, appena entrerà in forma, ci darà una mano anche lui per ottenere quello che vogliamo tutti, che è la salvezza, che è la cosa più importante. Ma parla solo Veneto, un corso di siciliano dobbiamo fare? No, ma piano piano impara, perché io avevo nel senso, qua si parla solo siciliano tra di noi, cioè, Simone ha imparato pure il siciliano, invece poi non c'è Simone, Totò Gambino che è tedesco, che mi parla siciliano, invece il problema non c'è questo, fra già una settimana imparerà a parlare siciliano pure lui. La prima volta che fai una sosta così lunga? Io ne ho fatta una quest'estate abbastanza lunga. No, io parlo di gennaio. Sì, 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 è la prima volta, è la prima volta. Come ti stai trovando? Ah, per me era importante arrivare a questa sosta perché non avendo fatto la preparazione estiva, per me è importante, infatti sto lavorando parecchio per farmi trovare subito pronto alla ripresa. No, vabbè, sarà sicuramente una partita difficile. Chiaro, la prima partita dopo le soste è un po' strana, nel senso che è sempre un punto interrogativo. Perché quando uno fa un lavoro di 3 settimane non sai mai come torni, la condizione atletica, sul momento ti accorgi come stai. Loro si staranno preparando come noi e speriamo arrivi al più presto venerdì prossimo. Avevo fatto poco prima di rientrare un lavoro maggiorato, diciamo, adesso invece faccio tutto normale come loro.
cioè, un ottimo lavoro, dunque mi basta quello. Tanto le devi incontrare tutte sempre, in casa o fuori cambia poco, nel senso che ci saranno squadre che lottano per salvarsi, che saranno più agguerrite che mai, e noi dovremo avere quella mentalità lì perché altrimenti faremo fatica. Dalla prossima inizia un altro campionato, tutto quello che è stato fatto bisogna cancellarlo, perché altrimenti si rischia di non essere ben orientati sull'obiettivo nostro, che è quello della salvezza. Beh, adesso c'è il mercato di gennaio, vedo tante squadre, qualche squadra che si sta muovendo, soprattutto quelle che stanno lottando per non retrocedere. Una su tutte magari che è il Carpi, forse, che vedo che è molto attivo, però non è detto che se tu compri nel mercato di gennaio la squadra ti faccia il salto di qualità. No, l'importante è stare bene per me. Il fatto di aver trovato un po' di continuità nelle ultime partite mi ha reso felice. Ora questa sosta per me è stata importante per ritrovare la condizione fisica e spero di dare il mio contributo da qui alla fine. Io sono uno di quelli come altri che è in scadenza, è chiaro, un po' ci penso, però sono orientato sul campo per ora. Sì, sì, io l'ho detto più volte, qui ci sto bene, mi trovo bene con l'ambiente, con tutti, dunque per me sarebbe molto bello. Io sono qua, sta la società, io che vi devo dire. Niente, mi dispiace per Peppe, ha fatto una scelta condivisibile, è arrivato Andrea, non cambia niente sotto l'aspetto tattico, tecnico, perché è andato via un esterno, è arrivato un esterno, dunque non cambia niente. Andrea si è già messo a disposizione e sicuramente ci darà una grossa mano.